10 gennaio, oggi parliamo di un beato, il beato Egidio, il cui corpo si conserva incorrotto in un piccolo centro della Basilicata, Laurenzana. Viene indicato ordinariamente come il beato Egidio da Laurenzana, anch'egli francescano, per distinguerlo dal beato Egidio amico e compagno dei primi tempi, fin dai primi tempi di San Francesco d'Assisi. E dunque, lui nasce e vive in questo piccolo centro della Basilicata Laurenzana, che non supera i 3.000 abitanti attualmente. Nasce nel 1443 e fa di cognome Bello e al battesimo gli viene messo il nome di Bernardino. Non dimentichiamo che il 400 è il secolo di San Bernardino e del culto al nome di Gesù, dell'adorazione, della diffusione, della devozione al nome di Gesù. San Bernardino da Siena, con i suoi discepoli, chiamiamoli così, emuli, anche nella devozione e nello stile missionario, che furono San Giacomo della Marca e San Giovanni da Capestrano, percorrono l'Italia, soprattutto l'Italia centrale, e convertono moltitudini, diffondono il trigramma IHS, che indica il nome di Gesù, Jesus Hominum Salvator. E probabilmente fu questa conoscenza e questo essere famoso di San Bernardino che determinò il fatto che il bambino fu chiamato appunto Bernardino. Si sa poco della sua infanzia, se non che partecipò come protagonista ad una colletta per costruire una cappella in onore di Sant'Antonio all'interno della chiesa dei Francescani. Probabilmente lui era già attratto dai Francescani del suo paese, in cui entrò, nel cui convento entrò come novizio e poi come professo laico, senza mai diventare sacerdote. Subito ci si accorse della sua santità straordinaria, una santità mistica all'inverosimile. Egli, quando pregava nel giardino, andava in estasi e gli uccelli, con i loro canti e con i loro colori variopinti a seconda delle specie di uccelli, facevano da sfondo armonico alla sua preghiera incessante e gli volavano attorno, gli si posavano addosso. Aveva il carisma delle guarigioni, aveva il carisma della profezia, era venerato da tutti e umilissimo. Non usciva dal convento neanche per la questua, proprio per impedire che le persone lo lodassero o lo ricercassero, se non quando doveva visitare qualche ammalato, per visitare i genitori che vivevano nello stesso paese. Egli, quindi, grande taumaturgo, non lascia mai Laurenzana, quanto ci tramandano le fonti, se non una volta per recarsi a Potenza, l'attuale capoluogo della regione Basilicata, e lì egli si reca nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, ancora adesso è un centro fiorente, una parrocchia fiorente del capoluogo della regione, dove è custodita una reliquia del sangue di Cristo. E lì è ricordata questa sua uscita per i miracoli innumerevoli che fece. Fece molto rumore, molto scalpore, la guarigione di un nobile, del marchese Guevara, che era in fin di vita, ma dopo una sua preghiera al suo capezzale, questo giovane, dicono le fonti antiche, guarì improvvisamente. Un'altra caratteristica
del beato Egidio da Laurenzana e la sua continua lotta contro il demonio. Molte volte durante le sue veglie, le sue preghiere, veniva assalito dal mostro infernale che lo gettava a terra e rumori tremendi si udivano dalla sua celletta, un po' come sarebbe avvenuto secoli dopo con Padre Pio da Pietrelcina. Addirittura la sua morte è attribuita a un attacco del maligno, perché la notte di Natale del 1517, dopo la messa di mezzanotte, egli si trattenne in adorazione davanti al sacramento, e davanti alla statuina di, Gesù bambino, davanti al bambinello, pieno di tenerezza, nella più squisita tradizione francescana. Ebbene, il demonio lo assalì, a un certo punto gli versò sul braccio e sulla spalla l'olio bollente della lampada del Santissimo. Morì tra spasimi tremendi dopo 15 giorni circa, cioè il 10 di gennaio 1518, come oggi insomma, in cui si ricorda la sua memoria liturgica. E questo è stato appurato anche a livello scientifico, perché il suo corpo, dicevo, è incorrotto. Qualche anno fa è stato sottoposto a TAC, è stato sottoposto ad analisi e a studio medico, e hanno visto che realmente presenta un ustione su larga parte del corpo che probabilmente è all'origine della morte. È molto potente quando viene pregato contro il maligno. Allora, beato Egidio da Laurenzana, intercedi per la Chiesa, intercedi per l'Ordine Francescano, per Laurenzana stessa, per le diocesi della Basilicata, per gli esorcisti. Beato Egidio da Laurenzana, prega per noi.